Sono Niccolò Ciacconi, un dottorando di ricerca presso l'Università degli Studi di Perugia e in questo momento vi parlo da uno dei nostri cantieri presso Colle Mancio di Carrara, l'antico Albino Cortez. Io mi sono iscritto all'Università di Perugia nel 2009 nel percorso di beni culturali e ho deciso di vivere in questa città, che è una città che offre sia uno sguardo verso il passato sia verso la contemporaneità. È stato un bel percorso, iniziando appunto una triennale, mi sono formato in generale sia nella fattispecie nel mondo dell'archeologia e anche della storia dell'arte, ma anche formandomi con uno sguardo verso la formazione della scuola, quindi insegnamenti che rivolgersi al mondo scolastico. Mi sono laureato comunque in archeologia e ho fatto le mie prime esperienze già della triennale come scavi archeologici sia in Italia e sia all'estero, muovendomi sia nei territori del Lazio, sia nei territori dell'Umbria e soprattutto grazie alle cattedre dell'archeologia del Vicino Oriente e di archeologia classica, sia in Kuwait, quindi nel Medio Oriente, ed in Giordania. Ho deciso poi di specializzarmi ancora a Perugia, nella magistrale, 2 anni, anche questi molto costruttivi, dove le lezioni di metodologia, di storia dell'arte antica, di archeologia romana, archeologia greca, mi hanno permesso di approfondire i campi di ricerca, specializzandomi poi nelle province romane. Attraverso la formazione alta che offre l'Università degli Studi di Perugia ho completato quindi il mio percorso di studi. Ho poi deciso di concorrere ad una scuola di specializzazione ad Atene, dove ho vinto il posto e ho passato 2 anni, quindi in una delle capitali europee, presso un istituto di alta formazione. In questo percorso mi sono ancora formato, mi sono specializzato, non ho comunque smesso di mantenere i miei contatti con l'Università di Perugia, della quale mi sono formato, e dopo aver finito il percorso d'Atene ho scelto di provare il dottorato a Perugia con un progetto proprio su Atene stessa. Ho quindi vinto il progetto di dottorato, adesso sono al termine di questo straordinario percorso di ricerca dove ho avuto contatti con molti docenti sia interni molto qualificati, sia con docenti esterni di altissimo magistero e anche con colleghi molto preparati con cui ho creato un ottimo rapporto e che mi hanno permesso di arricchire molto i miei campi di ricerca. Arrivo quindi ormai alla fine di questo percorso, dottorandomi all'inizio del prossimo anno e ancora comunque tendo a svolgere attività di ricerca e di consulenza anche alla cattedra, lavorando anche in questi scavi archeologici diretti appunto dalla cattedra di archeologia classica della quale sono collaboratore. Quindi è un'esperienza che vi consiglio, un percorso di formazione straordinario in cui poter credere, in cui poter veramente crescere anche dal punto di vista formativo e questa è la mia esperienza.